poco ortodossa nei corridoi della politica, qui l'hanno a correvoce che lei potrebbe, diciamo, andare via dal comune dell'Aquila. Io non lo so dove corre questa voce, io premesso che siamo sotto il cielo e che tutto può accadere da un momento all'altro, io ho sempre detto che vengo qui nel tentativo di dare una mano, nel tentativo di fare delle cose positive. Per ora non ce ne sono i presupposti, ma il giorno in cui mi rendessi conto che la mia attività è assolutamente inutile, beh, allora ovviamente, però non se ne sono ancora verificati i presupposti e speriamo che non si verifichino mai. Lei smentisce queste voci? Smentisco il fatto di andare via da un momento all'altro. In questi giorni, in queste settimane, in questi mesi la Procura dell'Aquila sta lavorando molto, tante inchieste riguardano la ricostruzione, ma anche, diciamo, vicende legate allo spaccio di cocaina in città e alla prostituzione. Mi sembra normale, voglio dire, la Procura della Repubblica fa il suo lavoro, naturalmente, indaga su fatti che potrebbero avere rilevanza penale, se esistono auspicabilmente li scopre, sanziona i responsabili. La presenza di forze di polizia e magistratura attenta è una garanzia per l'intera città. Non siamo in una situazione di emergenza, insomma. Ma direi assolutamente di no, situazioni emergenziali sono ben altre in Italia, che circoli droga dappertutto è un fatto notorio, è importante che si scoprano i flussi e che vengano interrotti, pronti a reinterromperli quando ricominceranno sotto altra veste, perché è inutile illudersi, il fenomeno... Certo, però la vicenda che vede coinvolti in una camorra, termine proprio imprenditori aquilani e il clan dei Casalesi, desta preoccupazione. Guardi, desta preoccupazione sicuramente e desta anche disappunto, se non rabbia, perché questi fenomeni sono stati preannunciati, denunciati alle autorità governative dal Comune dell'Aquila fin dal governo Berlusconi. I vari governi che si sono succeduti, quello Berlusconi, quello Monti, quello Letta, non hanno dato risposta alle esigenze manifestate, fatte presente dal Comune dell'Aquila, circa una modifica della normativa per quanto riguarda gli appalti tra privati, che se fosse stata adottata sicuramente avrebbe impedito. Siccome non è mai troppo tardi, noi confidiamo in questo governo, anche per la manifestata disponibilità del sottosegretario Legnini, perché finalmente vengano approvate queste norme che riportino un controllo. Ecco, ricordiamole queste norme perché è importante. Ma guardi, noi abbiamo chiesto, il presupposto è vero che si tratta di patti fra privati, ma il denaro è pubblico e quindi questa fase deve essere rigorosamente controllata come gli appalti pubblici. Dovrà esserci il divieto di cessione dei contratti di appalto, che invece attualmente ha determinato quello che è accaduto. Dovrà esserci la pubblicità dei subappalti con la legislazione antimafia anche per quanto riguarda i subappaltatori. Dovrà esserci un limite massimo percentuale al di sopra del quale non si potrà salire per i subappalti. Insomma, dovranno esserci tutta una serie di norme che dovranno garantire limiti, diciamo, a quel dato di fatto che ci sono delle aziende, dei professionisti che forse prendono troppi lavori. Quello e poi andrebbe controllato e anche lì bisognerebbe, ma già adesso potrebbero probabilmente i privati inserire nei contratti che si stipulano dei termini stringenti con delle forti penali per quanto riguarda i ritardi, per evitare questo per quanto riguarda i professionisti. Per quanto riguarda le imprese lo stesso, insomma, deve essere tutto assolutamente coordinato. Anche il sistema inventato dalla legislazione Barca delle 5 buste è un sistema che, se poi non viene controllato, è fine a se stesso. Può essere che una stessa azienda porta 5 buste lei? Non lo escludo, insomma, magari con 5 nomi di 4 nomi di fantasia è un nome. Altre aziende sono messe d'accordo sostanzialmente. Certo, per spartirsi a questo punto, siccome non è pensabile che si possa avere una riduzione del prezzo, non è un appalto, quello è un indennizzo, se è l'indennizzo quello è il prezzo giusto, ma le offerte dovranno essere preferite in relazione a condizioni migliorative per quanto riguarda i tempi di esecuzione, per quanto riguarda la classe energetica dell'edificio.
l'edificio, la qualità delle strutture, la qualità dei materiali, ed è necessario che si stabilisca che va preferito quello che fa l'offerta migliore, fermo restando quello che è il prezzo. Se si riduce il prezzo del 30%, ovviamente non può che essere compromessa la qualità della costruzione. Insomma.